Buonasera amici, buonasera a tutti, finalmente di nuovo insieme per un altro video. Guardate, questa sera è micidiale perché qualche giorno fa è arrivato un messaggio abbastanza importante sul sito che noi ormai, voglio dire, appoggiamo, come diciamo sempre, dei Bon Giovanni Family, dal cielo alla terra. Ecco, è arrivato un altro messaggio e leggiamolo, leggiamolo veloce perché questo è un messaggio che poi dopo non possiamo dire noi non sapevamo. È importante leggerlo ed è importante condividerlo. Condividete, ragazzi, è importante, mi raccomando. Allora, come sempre, andate sul sito dei Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il messaggio dice così: la risposta extraterrestre alla guerra. Beh, ormai sapete, no? Avete visto, ci sono 70 guerre nel mondo, però. Voglio dire, adesso la guerra più importante è quella dell'Ucraina contro la Russia e tante altre bellissime cose che ci dicono. Ma sentite questo messaggio. Dal cielo alla terra, ammonimento severo ai potenti del mondo e ai suoi abitanti. Quindi l'ammonimento è anche noi abitanti di questo pianeta. È importante che anche noi ascoltiamo questo messaggio, perché non è soltanto ai potenti. Abbiamo deliberato l'ordine esecutivo di utilizzare la nostra tecnologia, miliardi di anni del vostro tempo più avanti della vostra, per comunicare alle forze della natura, che per noi sono gli Zygos, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, acqua, aria, terra e fuoco, che abbiamo la possibilità di controllare, di scatenare terremoti, maremoti, eruzioni di vulcani, uragani e quant'altro possa distrarre le folli menti degli scienziati e dei potenti del mondo dal nefasto orgasmo che possiede le loro anime e i loro spiriti, porre in essere una guerra nucleare. Quindi, avete visto? Fermiamoci un attimo. Questi pazzoidi criminali vogliono fare la guerra nucleare, ma loro vogliono, in questo momento hanno deliberato un ordine esecutivo. Quindi utilizzeranno la loro tecnologia per far sì, ecco, un atto d'amore questo, è un atto d'amore perché? Perché magari se noi pensiamo poi dopo alle disgrazie che chiamiamo naturali, ok? Ecco, proviamo, evidentemente questi personaggi cominceranno a pensare, ma forse è meglio che non lanciamo i missili e vediamo un po' cosa sta succedendo, che già abbiamo fatto qualcosa di grave sul pianeta, anche se io non penso che lo penso. Andiamo avanti. È l'unica possibilità che possa allontanarvi dal vostro folle progetto di autodistruzione. Sarete costretti ad indirizzare tutti i vostri pensieri, la vostra tecnologia militare e civile, nel soccorrervi dai micidiali colpi che molto presto la natura provocherà al genere umano. Quindi avete sentito? Ecco, tutta la nostra tecnologia militare e civile servirà soltanto per aiutarci fra di noi, perché tra poco la natura ci vomiterà addosso tutta la sua potenza e credo che lo farà nel modo più violento, ecco, violento, perché così come sono state violente i nostri esperimenti nucleari sin dagli anni 40 ai tempi d'oggi nostri, abbiamo fatto più di 2000 esperimenti, migliaia di esperimenti nucleari sulla Terra che sono stati violenti, avete visto le deflagrazioni nucleari come sono violente, ecco, questo è un fatto molto grave, quindi credo che sarà anche potente quello che arriverà. Non è esclusa, ascoltate bene, non è esclusa un'ondata ancora più forte di un virus più potente di quello che voi avete definito Covid-19. Se andate a vedere le ultime interviste che Pier Giorgio Gary ha fatto a Giorgio Bongiovanni, anche Giorgio Bongiovanni aveva detto che se noi non ci saremmo ravveduti, cioè dovevamo avere un ravvedimento che non c'è stato, la natura avrebbe reagito con ancora più forza e siccome questo virus è naturale, abbiamo detto centinaia di volte, ma lo ripetiamo, è una reazione della macrocellula contro l'enzima cancerogeno chiamato uomo. Purtroppo si deve difendere, poverina, quindi in automatico non è escluso, così come disse all'epoca anche Giorgio a queste interviste, che arriveranno virus ancora più potenti. Altro che Covid-19. E c'è scritto, questi messaggi poi dopo sono lì archiviati. Tutti possono accedere a questo bellissimo, a questi bellissimi messaggi e potete tutti andare a confrontare. È pura verità. A noi dispiace, ma ci avete costretti a porre in essere il progetto sopracitato, quindi quello che abbiamo letto prima. Questo che secondo voi potrebbe essere un atto di interferenza o sopraffazione è in realtà un grande atto d'amore per tentare di salvare l'umanità. Come dicevo prima, è un grande atto d'amore che stanno facendo per tentare di salvare. Voi dite, ma come? Questi vogliono scatenare uragani, maremoti e tutto quanto e vogliono. Sì,
Sì, perché noi abbiamo il potenziale bellico nucleare sulla Terra, tale da distruggere la Terra decine di volte. Quindi avete capito che noi dormiamo su un letto di armi nucleari? Dormiamo ormai su un pianeta impestato di centrali nucleari. Basta. Andiamo avanti. Proprio ieri sera facevamo una riunione. Eravamo tutti uniti, noi del gruppo Puglia, Taranto, Bari, e parlavamo proprio di queste cose qui, di quante centrali abbiamo sulla Terra, di quanto potenziale bellico abbiamo, e che siamo dei pazzi criminali che tentiamo di dire no, ma abbiamo una vita felice, voglio tornare alla normalità. Sì, una normalità che ci sta, siamo già in metastasi e ci sta ammazzando, e meno male che questi esseri verranno a salvarci, altrimenti ciao. Andiamo avanti. Noi possiamo solo progettare i nostri fratelli in missione sulla Terra, noi possiamo solo proteggere i nostri fratelli in missione sulla Terra e le confraternite che abbiamo scelto nel mondo, candidate da Cristo per essere elette e quindi proiettarsi verso un mondo migliore, e cioè il regno di Dio sulla Terra. Avete capito? Quindi il regno di Dio sulla Terra non è quel regno che ci vogliono far conoscere a noi, di fantasia, di nuvolette e quant'altro. No, il regno di Dio sulla Terra significa un'umanità che finalmente vivrà in piena tranquillità, senza più armi, senza più denaro, senza più politici, senza più vecchiaia. Insomma, fantascienza, sì, comunque. Ma è scienza lo stato. Non possiamo proteggere tutta l'umanità. Possiamo solo fare dei tentativi come quello che vi abbiamo poc'anzi accennato. Non c'è dato sapere se la vostra risposta sarà positiva, ma certamente almeno temporaneamente dalla distruzione dell'umanità. Sarete impegnati a raccogliere dalle macerie voi stessi, i vostri fratelli e i vostri cari. Non sappiamo dirvi quanto durerà questo tempo. Dipende sempre da voi. Scegliere, vivere o morire. Vogliamo ricordarvi ancora che siamo presenti, visibili e operanti nelle zone di guerra, soprattutto nelle regioni dove risiedono missili atomici e basi nucleari, Ucraina, Russia, eccetera. Sono Adonisis che in questo vostro triste tempo vive e opera sulla Terra e in cielo con la Confederazione Interstellare che presiede. Pace, pianeta Terra, 3 marzo 2022, Giorgio Bongiovanni. Ragazzi, giù poi, nella paginetta proprio sotto questo messaggio, c'è proprio un video di Pier Giorgio Caria dove spiega e dove fa vedere anche la manifestazione di queste astronavi proprio lì sui siti di guerra. È bellissimo. Io adesso però voglio andare avanti, quindi vi invito ad andare a vederlo perché è magico, perché ci sono degli allegati a questo messaggio. Ma la cosa bella è che gli allegati non sono, cioè quello che hanno allegato non è, diciamo, 2016-2017, no, partiamo dal 6 maggio 2008. C'è sempre un motivo: la reazione potente delle forze divino-naturali, degli elementi della Madre Terra. Vi sono molte altre notizie che lasciamo a voi la scelta di cercare, leggere e meditare il loro contenuto. Notizie drammatiche, terrificanti e inquietanti, guerre civili e disordini nel 90% dei paesi africani, l'eterna crisi di sangue in Medio Oriente tra Israele, Palestina e paesi arabi, guerra in Afghanistan, guerra in Iraq, preparativi di guerra contro l'Iran, Sud America in crisi economico-sociale con il rischio di guerre regionali e civili, ne parlavamo proprio ieri sera, ripeto. Nel mondo intero, fame, malattie, pestilenze, mafie, guerre e lo spettro di un nuovo impero russo-cinese che si oppone a quello americano-occidentale, ma soprattutto tre grandi crisi che rischiano di portare il pianeta Terra e l'umanità nel baratro dell'autodistruzione: la crisi energetica, la crisi economica e la crisi ambientale. Abbiamo già detto, ripetuto e spiegato nei dettagli le ragioni per le quali si sono scatenate queste crisi, quali sono state le cause che le hanno generate e quali effetti comportano e comporteranno le stesse. La terza guerra mondiale, combattuta forse anche con armi nucleari. Vedete, ci siamo arrivati. Le scelte diaboliche e nefaste poste in essere dai dominatori del mondo, con la complicità passiva dei dominati, con la complicità passiva dei dominati, cioè con la nostra complicità, la complicità del popolo. Avete visto il messaggio che abbiamo letto poc'anzi? L'ammonimento era soprattutto anche a noi. Quindi andiamo avanti. Cosa provocherà? Provocherà, ed il processo è già iniziato da tempo, una violentissima reazione naturale, giustizia divina, del pianeta Terra. Quindi eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, uragani, spostamento dell'asse polare, attività solare ai massimi livelli, asteroidi, magnetismo anomalo, sono solo alcune delle metodologie che metteranno in pratica i geni cosmici
Sole e Pianeta, anche attraverso gli Zygos, cioè i quattro cavalieri dell'Apocalisse, che ripetiamo sono acqua, aria, terra e fuoco. Vogliamo altresì ricordare che siete già entrati da tempo nella fase irreversibile, cioè dal punto ipercritico siete passati al punto ipercaotico, che nel vostro linguaggio significa punto di non ritorno. Proprio, ripeto, proprio ieri sera il ciao Enzo Ranieri, che lo voglio salutare, lui ci ha dato proprio una spiegazione dettagliata su questo e parlavamo proprio sul punto ipercaotico dove oggi stiamo vivendo. Ecco, nella fase ipercritica potevamo ancora, forse c'era, come diceva ieri Enzo, forse ci poteva essere qualche speranza, ripeto qualche speranza, ma oggi siamo nella fase ipercaotica, quindi nel punto di non ritorno. E il pianeta, essendo una macrocellula vivente, è in metastasi, quindi se non arrivano questi esseri veramente, cioè arriverà il ritorno di Cristo, tutto quanto, meno male, cioè questo pianeta non sopravviverebbe perché noi lo abbiamo ammazzato. Aspettatevi quindi nei prossimi 4 anni del vostro tempo eventi catastrofici naturali di portata devastante che potranno annientare vasti strati di territorio in molte nazioni della Terra, provocando la morte di centinaia di migliaia di persone. Ed è avvenuto. La colpa è solo vostra, della vostra insensibilità ai richiami del cielo, della vostra cinica società che ama la morte più della vita. La Terra, questa madre generosa, ha tutto il diritto di difendersi da un virus cancerogeno, quale è divenuto l'uomo che giorno per giorno distrugge la sua fauna, la sua flora e la vita in tutte le sue manifestazioni. Malgrado tutto, sappiamo che ancora vi sono anime nobili e pure da risvegliare sul pianeta Terra. Sappiamo inoltre che vi è una certa qualità di esseri umani che sono eletti e chiamati, cioè i giusti, i mansueti e i puri di cuore, che noi dobbiamo proteggere e tutelare perché sono il sale e il lievito della nuova era. Coloro che erediteranno il regno di Dio che Gesù Cristo instaurerà sulla terra dopo averlo fatto risorgere dalla cenere di un'umanità bruciata e distrutta. Il fuoco dell'amore, della giustizia e della pace che arderà nel petto di uomini nuovi e di una generazione rigenerata e purificata. Il fuoco dell'uomo cosmico, pace. Ho ringraziato e salutato i fratelli della luce Setun Shenar e Itaca, cherubini della luce cristica. Pianeta Terra, udite udite, 6 maggio 2008, ore 16:07, Giorgio Bongiovanni. Non vi sembra scritto l'altro giorno, la settimana scorsa, questo messaggio? Quindi avete visto che andando a fare un minimo, il minimo indispensabile, proprio che vi devo dire, vedete, andando a fare un minimo di comparazione, vediamo che la verità si manifesta, si palesa poi a noi. E noi però al momento cosa abbiamo fatto affinché dobbiamo fermare tutto questo? Ancora niente, niente di niente di niente. Andiamo avanti. C'è sempre un messaggio urgente, sempre del 17 maggio anno 2008. Ci sono sempre questi messaggi correlati all'interno che io voglio leggere e non voglio tralasciare nessuna parola di quello che viene detto dal cielo alla terra. Messaggio urgente. Ho scritto il 17 maggio nell'anno 2008. Ho saputo dalle potenze celesti, gli arcangeli solari, quanto sé, le forze della natura, gli Zygos, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, acqua, aria, terra e fuoco, nemici dell'uomo e strumenti difensivi della terra madre. Vedi, sono gli strumenti che questa macrocellula poverina si deve difendere. Sono loro la forza della giustizia divina. Attenti, attenti. Se insistete nell'arroganza, nell'orgoglio, nell'odio e nella violenza, prossimamente, da qui a non molto del vostro tempo, le forze della natura potrebbero colpire con disastri naturali luoghi della Terra in prossimità o nei punti esatti dove sono costruite le vostre centrali atomiche o basi nucleari in genere. Vi abbiamo detto che l'Altissimo Adonai, vostro e nostro monarca divino, avrebbe smosso le forze della natura, della sua creazione, se non aveste messo in pratica il valore del pentimento e del ravvedimento. Avete fatto orecchie da mercante, avete rifiutato e quindi avete scelto ciò che comporta la reazione e la manifestazione della legge di causa e effetto. Ora raccogliete ciò che avete seminato. Nei prossimi anni del vostro tempo saranno falcidate 4 miliardi di persone umane, dai venti dei quali in modo o nell'altro voi sarete responsabili. Oltre alle vostre assurde guerre vi saranno disastri naturali catastrofici posti in essere dal pianeta come difesa legittima e doverosa della sua vivente natura e del suo habitat.
Non temano i giusti, i buoni, i pacifici, i mansueti e tutti gli uomini di buona volontà. Non temano i bimbi, i deboli e gli innocenti, perché essi sono già salvi nello spirito, nell'anima ed anche nel corpo che attualmente o nel futuro personificheranno nel nuovo cielo e nella nuova terra e che certissimamente erediteranno per volontà santissima di Cristo e di suo Padre, l'Altissimo Adonai Aratra. Pace. Ho ringraziato gli arcangeli della luce a Sarcena e Itacar che mi hanno visitato. Pianeta Terra, 17 maggio 2008, ore 20, Giorgio Bongiovanni. Quindi vedete ragazzi, era un messaggio urgente questo. E Giorgio, meno male che lo ha pubblicato, perché poi dopo noi possiamo andarli a confrontarli e possiamo vedere che siamo veramente delle teste di rapa, che non abbiamo agito e non ci siamo mossi in tempo. Ma adesso è il momento, come diceva la Madonna Garabandale, il momento che voi piccolo gruppo che ci sentite, che ci seguite, è il momento che ora uscite, no? Quindi noi usciamo a galla e cominciamo a dare la faccia, a gridare, a urlare, a fare manifestazioni veramente non violente ma pacifiche, ecco, per preparare questo ritorno di Cristo, perché come ha detto il Cristo, noi dobbiamo farci trovare comunque con le mani sulla vigna, pronti al suo ritorno. C'è un altro messaggio, questo è un po' più recente, del 2016, sempre un allegato: i fratelli della luce comunicano le catastrofi naturali e la giustizia e la divina giustizia. Oltre 30 anni or sono del vostro tempo, i geni cosmici, tramite un loro messaggero sulla Terra, Eugenio Siracusa, annunciarono la manifestazione della divina giustizia. Repetita Iovant, leggete, meditate e deducete. Pianeta Terra, 22 gennaio 2016, ore 22:54, Giorgio Bongiovanni. Signori governanti dei popoli della Terra, poiché continuate ad arrogarvi l'assurdo diritto di nascondere all'intera umanità la nostra reale presenza in terra e in cielo, e poiché vi ostinate a non voler comprendere il discorso che siamo incaricati a portarvi al fine di appalesare le intenzioni e i programmi degli Elohim, signori degli spazi cosmici e potenze creanti, vi annunciamo di avere esaurito il tempo di attesa, e ciò in considerazione dell'aggravarsi di una situazione che già vi avevamo previsto molto tempo fa. Non siamo affatto disposti a rimanere in osservazione lasciando libero sfogo alle vostre selvagge velleità distruttive, né possiamo rimanere passivi dinanzi al profilarsi di un conflitto nucleare capace di determinare, oltre la distruzione totale della vita sul vostro pianeta, un grave disequilibrio nelle linee di forza che stabilizzano il processo evolutivo del vostro e di altri sistemi solari e a voi prossimi. Quindi, se noi andiamo a fare la pazzia che distruggiamo, facciamo autodistruggere il pianeta, perché cioè, è così che verrà, cioè, no? Noi siamo causa, no? Di male anche per gli altri, per chi ci vive a fianco. Quindi praticamente, se muore questo pianeta, facciamo creare un grande buco nero, ragazzi, avete capito? Un grande squilibrio. Per tale impellente necessità, le nostre forze fisiche, psichiche e spirituali sono costrette ad assumere atteggiamenti e programmi capaci di impegnare tutte le vostre risorse materiali, tecniche e scientifiche in calamità naturali e di altra natura di notevole portata. Vedete, è un avvertimento vero e proprio. Ciò per indurvi non solo a comprendere la superiore volontà degli Elohim, ma anche per arginare l'attenzione attiva che continuate a nutrire su uno scontro bellico nucleare. Vedete, è sempre reiterato, sempre la stessa cosa dicono. Quindi adesso tutto quello che deve arrivare, non possiamo dire ma Dio dov'è? No, è proprio Dio che l'ha ordinato. Cioè, cacco, vedete, è anche qui registrato, adesso fra poco lo mettiamo anche in rete, non vi preoccupate. Lo scrivente conosce benissimo i nostri progetti ed è perfettamente consapevole della sua identità reale. Egli non ignora nemmeno chi siamo, da dove veniamo e il perché siamo ritornati. Conosce bene, conosce il potere degli Elohim, che non è quello dei mezzi di cui si servono, ma ben altro è di valore cosmico. Egli sta compiendo l'atto ultimo della sua programmata missione per la salvezza del genere umano della Terra. Vi ricordate? In un messaggio la Madonna disse: Giorgio Bongiovanni è l'ultima speranza per l'umanità, l'ultima speranza, fine. Attenti dunque, perché i guai cominciano nella speranza che essi servano a sollevarvi dal baratro in cui state per cadere. Pace e fratellanza in terra. Dall'astronave Crystal Bell, Budok, comandante Nicolosi, 10 ottobre 1983, Eugenio Siracusa. Ragazzi, fantastico. Poi vabbè, ci sono tanti altri allegati, ma
io questa sera mi voglio fermare qui e soprattutto voglio invitare tutti quanti noi magari a fare dei video mettendoci la faccia, ok? E dicendo non la guerra, no a tutte le guerre, no alle armi, no al fatto che l'articolo 11 dice che noi ripudiamo la guerra, però paghiamo. Proprio l'altro giorno con Mirella, un'amica mia, ciao Mirella, una nostra associata, che siamo andati a controllare, ma così per puro, diciamo, guarda Mirella, andiamo a controllare, vediamo quanto paghiamo al giorno noi alla NATO per essere in guerra. 78 milioni di euro al giorno, 78 milioni di euro al giorno per essere in guerra. Lo avete visto il palazzo della NATO? L'avete visto quante armi si producono al giorno? Ecco, quello è poi quello che succede. Giochiamo a fare i soldatini e poi alla fine si va in guerra veramente. Questa è una cosa crudele. Ma perché noi dobbiamo pagare 78 milioni di euro al giorno per essere in guerra, quando con quei 78 milioni di euro al giorno possiamo fare una vita bellissima? Non è stato il Papa che ha detto che con un solo giorno di guerre che paghiamo, di armi che paghiamo, noi possiamo sfamare tutto il mondo intero per un anno? Lo ha detto il Papa. Quindi quanto siamo intelligenti noi? Tutto il male che adesso sta per arrivare ce lo meritiamo. È inutile che noi diciamo perché parecchi dicono ma Dio dov'è? Ma noi dove siamo? Dio dov'è? Dio è quello che ci sta dando dei segnali, ci sta mandando delle scialuppe di salvataggio per dire risvegliatevi. Il risveglio ancora non c'è, ahimè. Credo che ce la dovremo vedere veramente veramente brutta, anche come il messaggio che hanno mandato del primo dell'anno, che loro hanno fatto buon anno col punto di domanda. Buon anno non sarà, e infatti lo stiamo vivendo. Siamo appena entrati da pochi giorni nel terzo mese di questo bellissimo anno e già ce la stiamo, non ce la siamo passata per niente bene, non ce la stiamo. Va bene ragazzi, questo era quello che volevo comunicarvi. Ci saranno finalmente a breve altri video, finalmente ci sarà, credo che faremo anche qualche bel video con Maria, con Alessandra, faremo altri video, non vi preoccupate. Tutto con quello che esce comunque, ecco, mi raccomando, seguite la pagina Facebook anche di Giordano Bruno Taranto, che è importante. E a breve comunque faremo un'unificazione a livello anche, adesso per il momento stiamo svolgendo l'iter burocratico legale, ma questa associazione da Giordano Bruno Taranto diventerà Giordano Bruno Puglia, quindi finalmente Bari, le città di Bari e Taranto si sono unificate, quindi queste due associazioni stanno diventando un'unica associazione e il messaggio credo che verrà divulgato ancora meglio, e soprattutto opere e soprattutto metterci la faccia. Noi ci mettiamo la faccia, ok? Grazie a tutti, ciao amici. The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bon Giovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.